titolo contraddittorio, perché sembrerebbe impossibile diventare santi fondando banche, soprattutto adesso, invece è possibile. Perché parlo io che c'entro con voi, con questa vicenda? Beh, ci sono una serie di motivi per cui in qualche modo ho connessione. Allora, il primo motivo è che conosco Nico Calabrese, che mi ha invitato perché sono il direttore del Collegio Universitario di Merito Poggio Levante, che è l'unico collegio accreditato dal Ministero dell'Università in Puglia e anche Basilicata, e che ospita ragazzi anche di queste terre, fuorisede che studiano a Bari, e facciamo dei progetti. I ragazzi fanno molto di più che abitare, studiano, che hanno corsi interni, eccetera. E vedrete che questo c'entra con Tovini, e capirete perché fra un po'. Poi sono il vice direttore del Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienze e Fede, che ha sede a Roma, ma è portata internazionale, quindi tutti i temi che riguardano scienza fede, fede e ragione, come, e tra l'altro scienze economiche anche, come mettere insieme gli aspetti professionali con gli aspetti di fede, mi sono sempre interessato. Il terzo motivo che mi lega un po' alle banche è che sono nel comitato scientifico di questa associazione ANSAIF, che è gli specialisti di sicurezza nelle banche, sicurezza informatica nelle banche, nelle assicurazioni, quindi qualcosa di banca ho avuto a che fare anche con l'ICCREA nei vari convegni che abbiamo organizzato. Ma entriamo nell'ambientazione storica di Tovini, personaggio che pochi conoscono. Alzi la mano chi l'aveva sentito nominare, a parte chi ovviamente ha organizzato, nessuno. Ma questo è scandaloso dal punto di vista nostro, di cristiani, che non riusciamo a trasmettere degli esempi professionali, cioè che abbiamo in mente una santità fatta solo di cose estreme, cioè gente eremiti o gente che abbandona tutto, e invece abbiamo personaggi come questo che andremo a scoprire e vedremo quanto è entusiasmante. Però l'ambientazione storica nasce nel 1840. Che succede quando lui è giovane? Allora, nel 60 Zanardelli si affilia alla massoneria. Dite voi, Zanardelli che c'entra? E no, invece vedrete che è un protagonista di queste vicende. E viene eletto deputato. È proclamato il Regno d'Italia l'anno dopo, la presa di Roma, la conosciamo tutti, il non esse dit. Una volta si studiava, adesso nelle scuole si studia un po' meno, non esperite, non conviene. Il Papa aveva detto, visto che mi hanno cacciato da Roma, cioè mi hanno usurpato e il governo italiano è un governo chiaramente anticlericale, massone, eccetera, eccetera, non conviene che i cattolici italiani partecipino alla politica nazionale. Guardate bene, nazionale, quindi non possono essere né eletti né elettori, quindi non devono votare e non possono candidarsi. Ora, sul votare, all'epoca votava il 2% della popolazione italiana, le donne non votavano ancora e poi votavano solo le persone di alto rango, quindi non era un grande problema, però certamente il governo era poi fatto da persone tutte anticattoliche. Che fosse una cosa conveniente o no, lasciamo agli storici l'analisi, adesso prendiamo solo atto della faccenda. E questo è durato fino al 1919, quindi parecchio. In quegli anni Zanardelli ascende e diventa addirittura presidente del Consiglio. Allora, Zanardelli ha fatto anche delle cose buone, anzi ha fatto cose buone, per esempio l'acquedotto pugliese è nato sotto di lui, poi tante altre opere pubbliche, perché era una persona certamente intelligente, che aveva questo piccolo difetto di essere anticlericale, ma attenzione, aveva un'ammirazione sconfinata per Tovini, che aveva cercato di accalappiare quando era giovane, l'aveva conosciuto, aveva cercato di portarselo dalla sua parte, ma non ci era riuscito, e combatteva, anche perché erano tutti e due uomini di legge, su fronti opposti, ma con grande correttezza da parte soprattutto di Tovini.
Bene, ho aggiunto così nel 1881 l'aggressione al portofono per il Pio IX, tanto per capire che erano tempi un po' burrascosi. Ma diamo l'ambientazione di Tovini, famiglia povera, tanto che non poteva studiare, erano senza fratelli, quindi non avevano i soldi, però lo zio, persona dotata di grandi capacità di intelligenza, perché aveva capito che il ragazzo era sveglio, lo fa studiare nel collegio di Don Mazza, e qui c'è già un piccolo legame con il collegio di merito di Bari, perché il collegio Don Mazza è uno dei 50 collegi di merito d'Italia, è diverso dal nostro, sono indipendenti, però è un dato interessante. Poi muore suo padre quando era ancora giovane e studia e lavora presso un avvocato. Siccome aveva cominciato a studiare giurisprudenza in Austria, cioè a Padova, Padova in Austria, sì, perché all'epoca era ancora sotto l'Austria, e si trasferisce a Pavia perché lui voleva lavorare in Italia. Lui era un patriota, era un italiano, si sentiva italiano in tutto e per tutto. E quindi si trasferisce. Poi va a Brescia a fare pratica dall'avvocato Corbolani, si innamora della figlia, la sposa, e poi hanno 10 figli. Ecco, questi sono, ne manca uno, 5 maschi e 5 femmine, due diventano suore, uno si fa gesuita, e quindi la famiglia certamente più che cristiana, con un'attenzione da parte del padre nei confronti dei figli, ci sono delle lettere del padre nei confronti dei figli, quindi già si capisce che non era uno che non aveva niente da fare, già portare avanti una famiglia di 10 figli è faticoso, già questo gli mette un'aureola di santo, ma lui non si fermava a questo. È un avvocato riconosciuto onesto, difende anche i poveri senza farsi pagare, e accetta di diventare sindaco perché, come ho detto, il non excedit valeva solo a livello nazionale. A livello locale, soprattutto le persone più illuminate capivano che invece era molto importante partecipare. Perché sindaco? Perché all'epoca i sindaci, per esempio, decidevano chi dovevano essere i maestri delle scuole. I sindaci destinavano alcuni legati, alcune eredità e così via, quindi aveva la possibilità di indirizzare positivamente queste risorse, e soprattutto il tema dei maestri lo toccava, come vedremo fra un attimo. Già comincia a fare operazioni grosse, perché lancia un mutuo trentennale col credito fondiario, costruisce un ponte sull'Oglio che ancora sta lì, il consorzio per gli argini, e lancia anche l'idea di una ferrovia. All'epoca, diciamo, 1971, ce ne sono poche di ferrovie. E nello 72, tanto visto che non c'era niente da fare, fonda una banca, la prima. E tra l'altro è sopravvissuta fino all'anno scorso. L'anno scorso è stata assorbita da UBI, quindi il nome Banca di Valle Camonica non esiste più. Ha retto parecchio ed ha fatto molto nella sua zona. Poi fonda un quotidiano, e sì, perché che ci vuole a fondare un quotidiano dopo aver fondato una banca? Fondiamo anche il quotidiano. Quotidiano che era la controparte del nemico, la provincia di Brescia, che era quella di Zanardelli, che era appunto anticlericale, e lui cerca di muoversi. Notate il nome, da parte di un cattolico, in un'epoca in cui una buona parte dei cattolici da quelle parti era un po' intransigente e quindi vedeva gli altri come nemici, soprattutto l'Italia come nemica, perché l'Italia era un invasore, il governo italiano, il concetto d'Italia ancora. Invece lui dice: no, io sono cittadino, e non chiama il giornale il cittadino cattolico di Brescia, ma lo chiama il cittadino di Brescia, che sembrerebbe un nome risorgimentale, non da cattolico, invece. E come ha fatto in tante altre occasioni, lui non è che si mette su una poltrona, fonda la cosa, si mette su una poltrona e dice: ah, come sto bene qui, faccio tutto io. No, lui fonda e poi affida
a una persona valida il compito di andare avanti e lui si occupa di altro, passa alla fase successiva e alla direzione del quotidiano non mette uno qualsiasi, mette Giorgio Montini, che è papà di Paolo VI, degno padre, degno figlio, sant'uomo anche lui, ma soprattutto molto molto intelligente, personaggio che ha cambiato la faccia culturale e che poi ci ha dato Paolo VI, che è stata una grandissima benedizione. Nell'88 invece sceglie di fondare un quotidiano chiamato La Madre Cattolica. Questa è un po' un'eccezione rispetto a tutto il resto, ma qui c'è un aspetto che riguarda l'educazione e quindi l'aspetto proprio di fede, la trasmissione della fede. Per lui era importantissimo trasmettere la fede ai figli, per cui lo intitola La Madre Cattolica, ma anche La Voce del Popolo, che invece appunto ha un ambito un po' più laicale. Accetta di diventare presidente del Comitato Diocesano dell'Opera dei Congressi. Ora, chi sa un po' di storia di quel periodo sa che l'Opera dei Congressi era quell'insieme, una specie di federazione di associazioni di vario tipo cattoliche, che in qualche modo voleva contrastare l'anticlericalismo dominante dell'epoca. Però nell'Opera dei Congressi c'erano molti appunto intransigenti, lui mette una vena di apertura. Si fa eleggere anche consigliere provinciale a Brescia e poi lancia questa idea, la preparazione nell'astensione. Cioè, non expedit, ci dice di astenerci, allora prepariamoci per essere pronti quando le cose cambieranno. Cioè, facciamo tutto quello che possiamo fare adesso senza fermarci alle difficoltà. Ora mi fa pensare a tutti quei personaggi malati con malattie invalidanti che hanno una visione positiva delle cose e che dicono non ti fermare a quello che non puoi fare, ma guarda quello che puoi fare e quindi datti da fare, no? Quindi muoviti. Ho avuto un'esperienza recentemente con una malata di sclerosi multipla che muove solo la testa, però che fa un sacco di cose, è capace. E poi dice, per riuscire nella nostra opera occorrono tre grandi virtù: fede in Dio, attaccamento alla Chiesa e grande carità verso i nostri simili, specialmente verso i nemici. Questa è la notazione interessante di Tovini, che ne fa un tipo speciale. Ok, protagonista della politica locale, presidente di una società operaia, tra l'altro una delle prime, se non la prima, in Italia. Primo e unico consigliere cattolico al comune di Brescia, quindi ha sbaragliato, non c'era stato dall'Unità d'Italia un consigliere cattolico, tant'è che poi 10 anni dopo tutto il comune passa a una visione cattolica e quindi riesce sia nel comune che nella provincia a dominare. Fonda la società operaia a Brescia e poi collabora alla fondazione della prima società operaia femminile. Ovviamente non è lui che la fonda, perché lui è maschio e la società operaia è femminile, quindi fa prendere una signora che era particolarmente vivace e l'aiuta a fondare la società operaia femminile. Quindi questi nuclei che sono antesignani dei sindacati, capite? E poi, visto che non c'era niente da fare, fonda una ventina di casse rurali. Comincia a Fieste, poi scrive un manuale come fare una cassa rurale e poi moltiplica le casse rurali, così intanto non ci vuole niente a fare una cassa rurale, no? Che problema c'è? E nell'intervallo di tempo tra una cassa rurale e l'altra si dedica a sviluppare le conferenze di San Vincenzo per assistere i poveri, ma anche a sviluppare le cucine economiche, perché all'epoca la gente non aveva neanche le attrezzature per cucinare bene, quindi sprecava un sacco di energia, mette su un istituto dei derelitti e uno delle convertite, insomma, varie iniziative. Però la sua passione dominante è l'educazione, e lì il punto chiave. Lui era consapevole di essere stato aiutato a studiare
da gente buona che aveva pagato per la sua permanenza nel collegio, avergli fatto studiare all'università, anche se poi appunto lavorava per guadagnare. E quindi accetta di presiedere di fatto la sezione istruzione ed educazione dell'Opera dei Congressi di quella nazionale, e poi mette su prima un giardino d'infanzia e poi un collegio. Allora, la storia di questo collegio è molto interessante, perché appena lo mette su, per collegio si intende non una con una residenza, ma una scuola, tutto un sistema formativo e in cui mandare a studiare i ragazzi, i figli. Tra l'altro, appena lo iscrisse, appena lo fondò, subito si iscrissero anche gli anticlericali, perché sapevano che lì c'era la garanzia di qualità, quindi aveva subito attirato l'attenzione. Però le autorità, gelose di questo successo, mandarono un'ispezione, non trovarono assolutamente niente di sbagliato dal punto di vista formale, ma lo chiusero lo stesso con questa motivazione: è intestato a una società di persone e non a una persona, e quindi non può avere l'autorizzazione. Un pretesto che non stava in piedi. Infatti lui comincia da avvocato una battaglia legale che vince dopo parecchi anni, perché veramente dall'altra parte c'era malizia e l'intenzione di... Tant'è che poi alla fine, appunto, dopo 12 anni di battaglie, rinasce con un altro nome e poi si sviluppa. Nel frattempo, voi pensate, beh, l'hanno chiuso, che fa? Si arrende? No, fa studiare i ragazzi a casa, organizza una scuola in casa, nelle case delle varie persone, quindi privata, quindi aggira l'ostacolo, trova sempre una soluzione. E poi, sempre alla ricerca ovviamente di fondi, va a chiedere contributi, non li riceve, fa alcune considerazioni molto belle, dice: ah, vedi, non ho avuto i soldi perché contavo tutto sulla mia capacità di chiedere e invece non contavo sulla provvidenza e su Dio, quindi devo essere più umile e abbandonarmi di più alla provvidenza. Però lui non è il tipo provvidenzialista che sta lì e dice: vediamo se arriva. No, si muove, fa tutto il possibile e poi arrivano le cose. E fonda un patronato degli studenti e poi l'opera della conservazione della fede nelle scuole d'Italia, questo anche ha avuto parecchio influsso dopo, e poi il periodico Fede Scuola. Per gli universitari, ecco qui il legame con i pensionati universitari, con le residenze universitarie, con i collegi universitari. Siccome suo figlio deve andare a studiare a Padova e non trova un posto buono per farlo alloggiare, che fa? Prende i gesuiti, li scuote un po' e dice: allora fondate un pensionato per i ragazzi. E quelli, agitati opportunamente da Tovini, dicono: sì, facciamo. E quindi fanno partire un collegio e quindi si dà da fare anche. È un forte catalizzatore, cioè è uno che riesce a muovere le acque anche quando le acque sembrano stanchie. Poi promuove i centri universitari cattolici, è precursore della FUCI, e poi promuove, anche lì prende le canossiane e dice: allora facciamo una scuola normale, una cosa... Ed è, cosa meno conosciuta, il precursore dell'università cattolica. Quindi fa prima di tanti altri, tant'è che Padre Gemelli gli riconosce la priorità dell'idea, non fa in tempo a farla perché muore prima. Ma la sua passione vera è per gli insegnanti, cioè lui è consapevole che gli insegnanti sono la categoria più importante in Italia, perché sono quelli che forgiano la gioventù. E quindi che fa, soprattutto per i maestri, fonda Scuola Italiana Moderna, rivista di cui vedete il primo numero e l'ultimo numero uscito poco tempo fa, no? Appena presa, adesso è diventata una rivista online, prima, come vedete, la grafica era un po' diversa, è rivista di pedagogia, didattica e letteratura, che è rimasta. Nel frattempo ha fondato una compagnia assicurativa
così per divertimento, no? No, compagnia assicurativa perché? Per assistere gli insegnanti cattolici, per dire, avete bisogno anche voi di supporto, e quindi la fonda e poi dopo un po' di tempo riesce a farla partire redigendo lo statuto. Chi è il suo modello dal punto di vista spirituale ma anche imprenditoriale? San Francesco. Questa è una bella scoperta. E entra nel terzo ordine francescano e sua moglie dice che dopo quella data non entrò più in un caffè. Ed era uno che andava in terza classe, non usava vestiti appariscenti, però non era il tipo che andava vestito dimesso o con i pantaloni rotti che adesso si usano, vabbè, sono di moda, no. Andava vestito da avvocato, da persona normale, ma senza quello sfoggio che c'era all'epoca, cioè di cappelli, di bastoni e così via. E lui dice, occorrono tre virtù, la fede profonda in Dio, attaccamento alla Chiesa e grande carità verso i nostri simili. Abbiamo letto prima. Ognuno di voi si sentirebbe fortunato se avesse un farmaco che contenga queste grandi virtù. Ebbene, questo c'è, ed è il terzo ordine di San Francesco. E quindi lui capisce. Allora, io vorrei ricordarvi, ma lo sapete benissimo, che la partita doppia l'ha inventato un francescano e che le banche di fatto le hanno inventate i francescani, perché i primi monti di pietà sono le prime vere banche per il popolo, quindi anti-usura. Per cui quando noi dipingiamo il francescanesimo, San Francesco, come con un'immagine pauperistica, sbagliamo, perché invece sono quelli che comprendono perfettamente il significato del distacco cristiano, quindi non attaccamento alle ricchezze, ma invece sanno gestirle e le gestiscono, no? Anche lo stesso Padre Pio era un grande amministratore, basta vedere che cosa ha combinato con l'ospedale che ha messo su, non era certo da pauperista una cosa del genere. E qui tira su la prima banca. Adesso ci suona un po' strano chiamare banca cattolica, ma capiremo perché leggendo l'articolo 6 dello statuto. Cioè lui, per lui la banca è uno strumento, è un mezzo, non un fine. E dice che questa banca deve essere a profitto delle scuole cattoliche della città e della provincia. E nella prima assemblea, anche qui non vuole fare il presidente, lascia invece ad altri la mano, è nata dal bisogno dei cattolici di riunirsi e organizzarsi conforme al precetto di Gesù, che deve costituire la caratteristica di tutte le nostre opere. Quindi lui dà subito una visione spirituale della banca, ma non per questo la banca fa schifo. Al terzo esercizio fa il 23% di utile, accidenti, cioè infatti tutti quanti, il mondo benestante, mettevano tutti i soldi in quella banca, dice lì ci possiamo fidare perché non li dilapidano, non li rubano, perché gli amministratori sono onesti, gli amministratori non si fanno strapagare. Lui avrebbe voluto amministratori addirittura volontari, non sempre possibile ovviamente. E l'utile, quell'utile del 23%, alcuni degli azionisti della banca volevano in qualche modo prenderselo. Lui dice no, quell'utile deve essere destinato alle scuole e alla carità, perché questa è la nostra finalità. Altro che banca etica, questa è super etica, no? E qui la nascita della banca più famosa, che è l'operazione che fa alla fine della sua vita. A un certo punto lui si rende conto che a Brescia può fare molto, ma che dove si muovono i capitali, dove si muove il mondo è Milano. E quindi dice, creiamo la Banca Sant'Ambrogio a Milano. Poi cambiano il nome, Banco Ambrosiano, quello è lo statuto originale con l'articolo 1. Nell'articolo 3 si parla esplicitamente di sviluppo del credito commerciale ed agrario e qui dice che parte degli utili devono essere destinati a scopo di beneficenza, specialmente per le scuole cattoliche. Quindi capite che anche quello. Allora, Banco Ambrosiano viene subito criticato. La Gazzetta dei Prestiti, che non era un foglietto di provincia, ma era un giornale tecnico, dice, non credete alla beneficenza o all'amore del prossimo, sono speculazioni larvate, con milioni di capitali si può far poco, anzi niente. Invece
riescono a fare molto di più perché la gente capisce che lì dietro c'è qualcosa di solido dentro il Banco Ambrosiano. Ora, le vicende del Banco Ambrosiano sono tristi perché 80 anni dopo, vi ricordate la vicenda Calvi quando prende possesso, riesce a prendere in mano la banca, fa cancellare gli articoli che prevedevano l'erogazione di fondi agli istituti cattolici, poi fallisce Banca Ambrosiana, nasce il nuovo Banco Ambrosiano e Bazzoli rimette quell'articolo nel nuovo Banco Ambrosiano. Un vero peccato perché è una banca che invece ha fatto tantissimo per il territorio e non solo il territorio. Allora, abbiamo detto tante cose, qualcuno sarà distratto, questo è per non perdere il conto su tutte le cose che ha fatto, forse ne manca qualcuna, però totale in 25 anni di attività, perché lui poi è morto giovane, 54 anni, quindi da quando si è laureato a quando ha fatto tanto di cappello. E tutto questo caratterizzato da una santità di vita e una morte santa. Quella è una rara fotografia del funerale, e quella è lui sul letto di morte, muore di tubercolosi, all'epoca non si curava, e nel letto di morte, senza i bambini perché avevano paura del contagio, giustamente, c'era solo la moglie che lo accudiva, gli portano le carte da firmare, lui continua, e la moglie dice basta, non queste carte da firmare. Però la cosa più bella di tutta questa vicenda è che lui ha questo atteggiamento quando scrive al figlio: tutto dipende da Dio e quanto più andrai avanti negli anni, tanto più ti persuaderai di questa verità. Con lui si può fare tutto, superare difficoltà incredibili, senza Dio non si può fare niente, ed è stata la sua vita. Però la cosa che a me piace di più è questa frase che lui diceva alla moglie: tu sei il mio paradiso. Allora, la moglie, che era di un cattolicesimo robusto, ma un po' forse formale, era preoccupata perché diceva: ma come, invece di pensare a Dio, pensa a me? E invece no, era questo, era giusto, e mi ha fatto pensare a quello che diceva un altro santo, San José María, il fondatore dell'Opus Dei, che quando incontrava una coppia di sposi diceva: Marta, la tua strada per il paradiso si chiama Tommaso. Tommaso, la tua strada per il paradiso si chiama Marta, cioè la vocazione matrimoniale è una vocazione che porta alla santità. Quindi o si declina con il nome del coniuge o non si declina. E quindi lui l'aveva capito perfettamente, cioè era l'espressione della vocazione matrimoniale cristiana e l'aveva colto in pieno, con tutto il resto. Ovviamente era uomo da preghiera quotidiana, messa quotidiana, eccetera, eccetera. Bernardelli, che l'aveva combattuto tanto, quando muore si inchina e dice: beh, certo, ricordiamo l'uomo intelligente, onesto, però se compare di famiglia non poteva negare tutto questo, magari appunto rodendo perché non aveva potuto sconfiggere tante sue iniziative. E chiudiamo con la sua beatificazione, che ha avuto una caratteristica singolare. Il suo postulatore è stato il primo laico postulatore in Italia, e San Giovanni Paolo II, nell'omelia della beatificazione, cita un testo di Montini, cioè di Paolo VI, che ricordava quando se ne parlava a casa sua di Tovini. Lui non l'ha conosciuto, è nato quando lui è morto. Però ne sentiva parlare suo padre molto bene, e quindi addolorati rimpianti per la precoce scomparsa. E Tovini diceva: i nostri figli senza la fede non saranno mai ricchi, con la fede non saranno mai poveri. Grazie.